Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. È tornata a trovarci Simona Mangiante. Ciao Simona. Ciao Francesco, sempre un piacere essere invitata da te. Ecco, Grazie. piacere è tutto nostro. Simona adesso si trova in California. A proposito di California, Simona, è diventato improvvisamente famoso il governatore della regione dove tu vivi, questo Newsom, che ha ricevuto un endorsement dalla famiglia Soros e improvvisamente, insomma, il suo nome circola molto, non solo negli ambienti americani, ma oggi si occupava di lui anche la Repubblica. Ecco, non so che tipo è, tu sei felice di essere governata lì da questo Newsom? Insomma, è bravo, è in gamba. È catastrofico, tu sai, io sono sempre abbastanza diretta nelle mie valutazioni. È il peggiore governatore che l'America abbia mai visto. E lo dico nei suoi risultati. Se bisogna valutare una personalità politica da quello che ha ottenuto, basta non neanche vivere in California, ma semplicemente di fare visita allo stato della California per capire come uno degli stati a più alto potenziale, che ospita la Silicon Valley, l'industria di Hollywood, dell'entertainment, quindi con grandissimo della scienza, della ricerca, quindi con grandissimo potenziale di crescita e grandissime risorse per gli interi Stati Uniti, è ridotto al lastrico. Non so quanto delle informazioni reali siano veicolate in Italia, ma non fino a qualche mese fa, anni fa, si parlava proprio di rimuoverlo dalla sua posizione per il danno irrimediabile che ha creato, non soltanto a livello dell'economia, perché è uno degli stati che registra l'inflazione più i dati più importanti in termini di inflazione. Non è un dato soltanto globale, questo economico, ma proprio deriva dalla gestione, dalla mala gestione degli Stati Uniti, della California, e soprattutto per quanto riguarda la crescita esponenziale del crimine. Un crimine che cresce non perché ci siano fattori esterni incontrollabili, ma perché lui deliberatamente ha approvato una legislazione che consente a tutti i californiani, che sia viene in California, di rubare fino a 1.000 dollari di valore nei negozi senza essere punito. Quindi, nella sostanza, si assiste a questo fenomeno dello shopping per for free, cioè dello shopping gratuito. I negozi sono vandalizzati, adesso addirittura a Beverly Hills, che prima era la mecca dello shopping, i negozianti sono costretti a barricarsi dietro proprio delle gate, cioè quasi dei lock, sono lì che sono praticamente chiusi all'interno e bisogna poi chiedere accesso per entrare, controllati con la sicurezza che a questo punto non si intromette neanche più nell'assicurare, perché non succede nulla. Quindi è veramente uno scenario apocalittico. Bisognerebbe fare un giro nei centri commerciali dove addirittura ci sono scaffali che sono completamente vuoti, perché fino a qualche minuto prima ci sono i cosiddetti shoppers che arrivano, rubano quello che possono fino a un valore di 1.000 euro e escono indisturbati. Questa è la California di Newsom. Adesso gli americani vogliono questo esempio, vogliono espandere questo esempio agli altri stati. Io direi che è una follia ormai galoppante. Simona, eppure se viene fuori questo nome, evidentemente è perché i democratici sono disperati, evidentemente nessuno crede più nella possibilità che Biden torni alla Casa Bianca nel 2024. I sondaggi lo danno in caduta libera. A parte questo Newsom, ecco, secondo te quale altro personaggio potrebbe venire fuori per sostituire Biden? Forse magari Michelle Obama? Ma l'unico personaggio credibile per me è Kennedy, Robert Kennedy. Ovviamente si teme che Michelle Obama possa presentarsi, perché ovviamente al di là di tutti gli elementi di dubbio che questo personaggio comporta in sé, come una replica del governo terribile di Obama, c'è comunque un'aura intorno a questa donna di grande attrazione e che rischia veramente di catalizzare moltissimi voti. Potrebbe essere un'opzione, lei ha sempre sostenuto di non essere interessata a questa corsa, però qualora dovesse essere, sarebbe un elemento di rischio sicuramente confrontandosi con il leader repubblicano. L'unico personaggio, ripeto, che forse ha un margine di autorevolezza e sicuramente di credibilità è Robert Kennedy. Al di là di Robert Kennedy vedo il Partito Democratico una nave che affonda.
soprattutto quando abbiamo l'endorsement di Soros, insomma, capiamoci, cioè, non è sicuramente un endorsement essere quello, avere la benevolenza di Soros, la benedizione di Soros non è certo un elemento di merito. Nel frattempo la politica americana pare in preda a convulsioni sempre più pesanti. Da un lato si moltiplicano le inchieste contro Trump, insomma, spuntano donne che dicono di essere state dire, manomesse in anni passati, anche 20, 30 anni fa, magari donne non più nel fiore degli anni. E poi dall'altro lato vediamo come finalmente la giustizia, se sia americana, se sia interessata al figlio di Biden, Hunter Biden, che diciamo, non sembrerebbe servire una grande inchiesa, cioè uno che prendeva soldi un po' dappertutto, dall'Ucraina alla Cina, insomma non era neanche furbissimo perché tirava dentro il padre, dentro questi affari abbastanza strampalati, e finalmente la giustizia pare abbia acceso un faro anche su di lui. Si preannuncia una campagna elettorale avvelenatissima. Sì, però ecco, ritornerei un attimo sui Biden, Hunter e anche Joe Biden. Quello che il Dipartimento di Giustizia sta in questo momento sta puntando l'attenzione è soltanto una piccolissima punta dell'iceberg, c'è molto più da indagare, c'è un vero Ucraina Gate, io lo chiamo, da investigare, in cui abbiamo un esempio di corruzione mai vista di un presidente degli Stati Uniti d'America che si è arricchito, ha arricchito la sua famiglia attraverso una serie di atti illeciti, una corruzione a livello internazionale e anche sottomettendo le decisioni del suo paese a quella di paesi stranieri. Quindi ha venduto la sua influenza per arricchirsi personalmente, cioè sono schemi di corruzione assolutamente su cui va, sicuramente se Trump dovesse essere eletto, allora si avrebbe l'opportunità poi di fare luce su determinati, sui veri crimini. Anche il patteggiamento di Biden, di Hunter Biden, è ridicolo se pensiamo a tutto il sottobosco di attività criminali che sono state e comunque continuano ad essere ancora nascoste. Quindi io mi aspetto comunque un coming out molto più importante, ci deve essere un atteggiamento molto più aggressivo, anche quando poi vediamo che dall'altra parte Donald Trump è perseguitato su banalità, cioè su appunto la mummia del 2023 che ricorda che 40 anni fa, 30 anni fa è stata, come hai detto tu, manomessa in un centro commerciale, ad esempio. Cioè sono cose stupide, banali, sempre gli stessi ritornelli che vengono riproposti, no? La stessa canzone che viene riproposta è la donna che è stata abusata, l'uomo. Poi andiamo a indagare sui vari crimini, quelli appunto che si materializzano in transfer di denaro che sono tracciabili e decisioni che sono state imposte alla stessa Ucraina, una guerra che adesso è in atto, scopriremo presto, per nessun altro motivo che per coprire i crimini di Biden in Ucraina. E questo è nella sostanza, in soldoni, il motivo per cui si sta finanziando questo conflitto ancora ad oggi. No, questa è una chiave di lettura molto interessante. Quindi tu dici che l'ossessione che accompagna l'amministrazione americana nella difesa di un personaggio oramai screditato come Zelensky è diretta conseguenza degli affari sporchi della famiglia Biden in quel territorio? Assolutamente sì, ci sono tantissimi elementi di prova che sono stati volutamente ignorati, sotterrati e sappiamo, ma per menzionarne alcuni, quando Illo Tempore, il general prosecutor dell'Ucraina, investigava la società Burisma di cui Hunter Biden era nel consiglio di amministrazione, Joe Biden è intervenuto offrendo una considerevole somma di denaro perché questa persona si togliesse dalle scatole e non l'ha fatto con le proprie tasche, ma l'ha fatto con i soldi dei contribuenti americani, promettendo all'Ucraina appunto un finanziamento di una linea di credito fino a un miliardo di dollari per il governo ucraino. All'epoca c'era Poroshenko, ci sono conversazioni che sono state anche insomma
veicolate al pubblico, ma che poi ovviamente sono state etichettate come propaganda russa, perché poi è sempre propaganda russa, quando c'è la prova inconfutabile diventa propaganda russa. Questo per far capire che c'è un sottobosco di crimini imbarazzante, quello che vediamo è soltanto la punta dell'iceberg, ma io spero, io dico sempre anche un po' da persona di legge, no? Che si comincia a fare un'investigazione seria su quanto gli americani siano stati defraudati proprio nella loro nelle loro tasche, perché immaginiamo queste tasse che sono devolute prima a coprire i crimini del presidente, del figlio del presidente, allora vicepresidente, stiamo parlando della quando Joe Biden era vicepresidente con Obama, e adesso per coprire questi crimini chiaramente cercare di ammortizzare il colpo prima che ci sia appunto questa violenta campagna elettorale che ci si aspetta a breve. Simona, la pubblica opinione americana è al corrente di questi eventi, continua a sostenere lo sforzo bellico in favore dell'Ucraina? Per la prima volta cominciano a svegliarsi coscienze delle informazioni, le persone cominciano a interrogarsi, e questo è già un grandissimo segnale. Ricordo solo un anno fa parlare in questi termini faceva di me, ancora una volta, rafforzava l'idea che io fossi una spia di Putin, quando in realtà sono spie di Putin tutte quelle che si interessano ai fatti, alla valutazione oggettiva della ripartizione delle responsabilità in un conflitto che non può semplicisticamente essere interpretato come il mostro e la vittima, cioè questo anche un bambino elementare lo capisce, però abbiamo indottrinato tutta la popolazione a credere in questa narrazione e continuano ad essere persuasi molti fino a quando adesso in America si registra l'inflazione mai vista, come sappiamo qui regna il dollaro, per cui adesso che le persone sono attaccate nel loro portafoglio cominciano ad interrogarsi perché tutti questi finanziamenti stanziati a sostegno dell'Ucraina, addirittura adesso c'è stato approvato un piano di finanziamento anche dei salari agli ucraini, quindi cioè, l'Ucraina adesso è dipendente a tutti gli effetti dagli Stati Uniti, cioè non ha un'economia. Joe Biden che continua a defraudare le tasse degli americani per finanziare un paese a nessun altro scopo che coprire i suoi crimini, e questa è la verità. Cioè, ci sono date, ci sono prove. Che sono ovviamente che cer hanno cercato comunque di cancellare, sempre con schemi di corruzione, però è arrivato il momento che si faccia luce sui veri fatti, e questa diversione di Trump con la donna nel mall sono tutte piccolissime e banalità, tra l'altro infondate, che non hanno assolutamente senso quando si guarda alla grande big picture. Senti, Simona, c'è stato il confronto, mi pare proprio lì in California, dei candidati per la nomination del Partito Repubblicano, che li hanno ribattezzati i sette nani, perché erano in sette questi pretendenti, però mancava Biancaneve, che è Trump, che non li ha degnati di nessuna attenzione. Qual è la situazione dentro il Partito Repubblicano? Nel Partito Repubblicano, come vediamo, nonostante Trump sia fisicamente assente, continua ad essere in testa ai sondaggi. Ancora ad oggi il Partito Repubblicano registra un 65% dei consensi a favore di Trump. Cioè ci sono ancora, lui comunque continua ad essere la figura incontrovertibilmente sostenuta. Poi ci sono personaggi come De Santis che hanno catalizzato parte dell'attenzione all'interno del Partito Repubblicano, ma che comunque sono percepiti un po' come traditori dalla parte dei sostenitori di Trump, che vedevano in lui un'alternativa a Trump, qualora Trump non potesse essere eleggibile per gli schemi che hanno messo in piazza, ma che non sostengono De Santis o la sua agenda in sé. Appare comunque un personaggio, per quanto leggermente, insomma, per quanto si piazzi su un livello leggermente superiore agli altri speaker, è comunque un personaggio che è molto robotico, molto poco genuino, che ha fatto comunque una serie di politiche che non convincono completamente l'elettorato repubblicano, o perlomeno non convincono quella porzione dell'elettorato repubblicano che rappresenta i supporter di Trump. Adesso bisogna ricordare che De Santis è nato come un fantoccio, se vogliamo chiamarlo così, di Trump, per cui è chiaro che comunque è nato come una figura che ha avuto una sua rilevanza perché Trump l'ha creata, e non lo dico per una questione di come molti hanno additato Trump di arroganza, ma perché è una realtà di fatto.
Ovviamente aveva anche un lavoro da finire in Florida, a cui evidentemente non è interessato. È un personaggio molto mainstream e, come sappiamo, abbiamo bisogno di leader che abbiano il coraggio di avere una voce autonoma, di opporsi all'ordine mondiale che si sta creando, e abbiamo bisogno di non politici, di personaggi come Trump, che ancora una volta è in testa a tutti i sondaggi, ma che è considerato ovviamente la persona che è più temuta. Oggi non ha neanche più accesso ai media, cioè non è su X o Twitter, come vogliamo chiamare questa piattaforma, e comunque continua ad avere un riscontro incredibile. Cioè, immaginiamo una campagna elettorale con i suoi mezzi attuali e il fatto che comunque lui ancora abbia la fiducia della maggior parte dei repubblicani e degli americani. Ecco Simona, apriamo un attimo una parentesi più personale. Tu mesi fa ci dicesti che eri finita al centro, diciamo, delle attenzioni di uno strano organismo americano lì che si occupa di presunti agenti stranieri. Ti avevano forse individuata come tale per esserti candidata con Italia Sovrana e Popolare alle elezioni del 25 settembre del 2022 in Italia. Ci sono novità su quel fronte? Beh, non c'è nessuna novità, perché loro utilizzano questi schemi investigativi semplicemente per avere un occhio su di te, per cui anche se non trovano nessun elemento, come nel mio caso ovviamente non esiste, di prova che ci sia una sostanza nelle loro accuse, continuano a mantenere l'investigazione aperta, perché questo vuol dire intromettersi tranquillamente nelle mie faccende personali e professionali. Io continuo ad avere una voce molto libera, perché ho la libertà dell'innocenza da qualsiasi assurda accusa che mi è stata sollevata. Però, ripeto, io rido, mi viene da ridere, perché poi se andiamo a fare una ricerca concreta, allora io sono stata accusata di essere un agente del governo italiano attraverso Italia Sovrana e Popolare, che mi avrebbe mandato in America per spiare, per fare una sorta di James Bond operation tra, non lo so, Washington e Roma, non l'ho mai capito. Quindi diciamo c'è questa assurdità non sostanziata da nessun elemento credibile, una cosa che fa ridere, ha fatto ridere non soltanto il governo italiano, ma fa ridere anche qui gli americani, perché insomma da spia russa a spia italiana, cioè non si mettono d'accordo. Diciamo che io ho il grave difetto di avere una voce libera, e questa voce libera è scomoda, per cui è ovvio che devono sempre etichettarla con qualcosa. Quando non ha funzionato la pista della spia russa, ecco che hanno approfittato della democrazia, appunto del partito Italia Sovrana e Popolare all'epoca, che comunque si contraddistingue per avere una voce anche quella molto libera, per additarmi di attività losche, di cui ovviamente saresti coinvolto anche tu come leader. Però voglio dire, viene da ridere, cioè non ho altra risposta che una grassa risata. Insomma, obiettivamente si intravede un certo accanimento, ecco, nei tuoi confronti. Simona, torniamo a parlare di questioni americane. Trump è sempre trattato molto male dai media mainstream, che però perdono consenso alla velocità della luce. In una sua recente intervista con l'ex anchorman di Fox, Tucker Carlson, Trump, alla domanda se sentisse di essere in pericolo di vita, ha risposto, diciamo, in maniera, come dire, abbastanza vaga, però non ha escluso completamente l'idea che questo gruppo di potere possa anche utilizzare, diciamo, meccanismi violenti in maniera diretta. Ecco, secondo te è un'esagerazione questa, o c'è chi pensa davvero che, non potendo risolvere il problema Trump con metodi tutto sommato rispettabili possono immaginare, diciamo, di provocare qualche strano incidente? Io credo che sia assolutamente possibile. Se pensiamo all'accanimento nel tempo e nell'assassinare moralmente, professionalmente la persona di Donald Trump e tutti i tentativi falliti, ovviamente adesso possiamo solo aspettarci il peggio. Cioè c'è un accanimento nel liberarsi di questa figura. Non sono riuscita a farlo con i mezzi della diffamazione, della persecuzione, sia giuridica che politica, dell'assassinio tramite media. È ovvio che quando vediamo questa figura che continua a crescere, continua ad essere a propinarsi con forza,
È ovvio che si teme il peggio. Quello che sostengo e che ho sempre sostenuto io è che Trump, la figura di Trump prescinde dalla persona in sé, ma coinvolge anche tutti i suoi supporters. Lui ha creato questo movimento molto potente ormai, i MAGA, i sostenitori del Make America Great Again, di fronte a un declino che è sempre crescente dell'America. Joe Biden ha fatto un lavoro terribile, è palpabile per chiunque viva qui, io non riconosco l'America in cui sono arrivata qui soltanto 5 anni fa, per cui immaginiamo quanto rapido sia stato questo declino. Io dico che non riusciranno a assassinare quello che ha creato, però è anche vero che hanno preso nel mirino anche tutti i suoi supporti, tutte le voci libere che hanno adottato quell'ideologia, inclusa la mia, ne parlavamo. Quindi sì, io credo che ci sia un rischio serio. Qui siamo uno stato di mafia, non è una democrazia l'America, è una delle più grandi dittature che io abbia mai visto. A questo punto parliamo di Unione Sovietica, ma l'America allo stato attuale, quale democrazia? Non c'è libertà di espressione, si utilizzano le istituzioni per perseguire politicamente personaggi scomodi. Qual è la differenza tra quello che criticano alla Russia sovietica o qualsiasi altra repubblica sovietica rispetto a quello che stanno operando adesso in America? C'è cioè un'operazione di proiezione pura. Ecco, in quella stessa intervista con Tucker Carlson, a un certo punto, senza ricevere nessuna domanda specifica, Trump ci ha tenuto a ricordare che durante il suo mandato è stato ucciso con l'aiuto della CIA il generale Soleimani, no? Ora, insomma, obiettivamente è una persona, diciamo, politicamente moderata, non verrebbe in mente, diciamo, l'idea di rivendicare un omicidio, no? Per quanto magari di una figura ritenuta nemica sul piano politico. L'impressione che ho avuto io è che in realtà lui abbia utilizzato un artificio retorico per mandare un messaggio più ampio, cioè come dire, guardate che se la volete buttare su quel livello, ecco, sono capace anch'io. Ecco, secondo te è possibile come chiave di lettura? Sì, assolutamente, nel senso che c'è comunque una sorta di. Non ti Scusa un vediamo più, Simone. secondo, lo so, c'è una chiamata in arrivo, mi senti? Sì, Mi però ti vedi? Ok, sentiamo, sì. ci Ecco, sono. Ok, no, aspetta, ora ti ora mi vedi. vediamo Perfetto, anche. ho una chiamata. No, io concordo con la tua lettura, cioè un messaggio più ampio che appunto. Purtroppo siamo un'arena, no? Un'arena di giochi di forza a questo punto e non si può rispondere sempre con Ecco, dici, non si può toni. sempre porgere l'altra guancia, eh. No, a un certo punto bisogna anche capire che non è possibile, cioè non è una strategia che funziona. E non dico, non sto incitando alla violenza, assolutamente, però è importante che si instauri anche un messaggio chiaro che quando si superano qualsiasi, quando le barriere vengono rotte, poi si entra in un territorio del far west, cioè non è, e per questo è importante preservarle, no? Proprio per evitare un'escalation da un lato o dall'altro. Ecco, anche perché l'America non è nuova agli omicidi politici, negli anni No. 60, 70, insomma, morirono il presidente Kennedy, fu ucciso Martin Luther King, insomma, tanti altri omicidi politici in seguito sono stati consumati. Ecco, quelli lì, insomma, morirono tutti da una parte, evidentemente, cioè morirono tutti quelli, tra virgolette, più attenti alla condizione del popolo, più vicini a un'idea di giustizia sociale, quelli che sparavano evidentemente erano tutti dal lato dei neoliberisti, di quelli che poi hanno preso possesso e hanno forgiato questo mondo. Ecco, magari insomma, porgere l'altra guancia va bene, però ne abbiamo due l'uno, poi a un certo punto le guance finiscono. Non puoi controllare tutto, Senti, non si può Simona, controllare tutto. tornando sempre alla situazione americana, tu dicevi c'è una crisi economica, c'è l'inflazione galoppante, c'è un presidente che non sembra molto lucido, la guerra in Ucraina non è più sentita come una priorità dalla popolazione americana, eppure però in Italia non arrivano notizie rispetto a questa situazione. Cioè, i giornali, le televisioni ci parlano dell'America come un monolite in favore della democratica Kiev, con poche voci, insomma, stonate di qualche complottista vicino a Donald Trump. Ecco, in realtà non è così, la situazione economica in America adesso non è delle migliori.
No, è una situazione terribile, mai vista un'inflazione analoga e soprattutto il costo della vita non regge più i salari, cioè, nel senso, ci sono la crisi degli senza tetto dilaga non solo a Los Angeles, ma in tutte le città americane, cioè, le unici oasi, forse, ma se possiamo chiamarle oasi, di benessere, non sono neanche più la vecchia Florida o il Texas, come molti continuano a dire, ma sono soltanto le zone rurali dove si vive con mezzi e di mezzi più genuini, più semplici e più diretti, ma gli uffici sono completamente svuotati, cioè c'è una doppia il doppio peso non soltanto dell'economia che collassa, ma anche del fatto della vita che rincara, quindi è assolutamente insostenibile il tenore di vita. Siamo arrivati a dei prezzi, io poi ho avuto lo shock di essere mancata soltanto per 3 mesi, e in 3 mesi ho visto questo declino accelerato, cioè c'era un trend già in corsa, ma l'accelerazione di questo declino della tempistica è comunque stata molto allarmante. Poi vediamo leggi senza senso come quella che è stata adottata in California per cui si è liberi di rubare fino a 1000 dollari. Lo so che sembra un'assurdità, ma è vera, una legge che qui in California. Aumento del crimine, impunità, e siamo in uno stato senza diritto, cioè sembra una sorta di Far West dove si respira proprio la pesantezza della recessione proprio economica e del declino del tenore di vita, della frustrazione delle persone e poi qui. Ricordiamo, abbiamo le armi, abbiamo tantissimi altri strumenti di sfogo, se vogliamo chiamarli così, che da noi non esistono, per cui si avverte anche un clima di pericolo delle città. Io ho assistito a 3 rapine a mano armata al Beverly Center, cioè al centro di Los Angeles, vicino a un mall, da persone ovviamente sotto effetto di sostanze stupefacenti, a cui ovviamente uno non rischia neanche di avvicinarsi per recuperare i suoi beni. Cioè, sono situazioni comunque pazzesche. Cioè, stiamo parlando, Los Angeles quasi assomiglia, non lo so, non ero ancora qui su questa terra all'epoca, ma sembra la New York dei fine anni 70, cioè per come era stata descritta. Senti Simona, i russi hanno avviato delle esercitazioni anche lì nello stretto di Bering, no? Facendo capire che in caso di allargamento del conflitto, la guerra si potrebbe spostare anche lì nell'estremo nord e coinvolgere direttamente gli Stati Uniti d'America, mentre, diciamo, le teste d'uovo americane sembrano fare di tutto per tentare di trasformare l'Europa in un cumulo di macerie, in un luogo di scontro tra forze periferiche dell'impero occidentale e la Russia stessa. Secondo te gli americani sono consapevoli del rischio di una guerra nucleare diretta contro la Russia? Sono dovrebbero essere consapevoli perché voglio dire, questa è un'evidenza, è una realtà imminente. Soprattutto sottovalutano ciò che non sembrano non comprendere, che la mentalità della Russia è molto diversa da quella occidentale. La Russia per vincere è pronta a sacrificarsi, cosa che noi non conosciamo, non facciamo parte di questa storia. Per cui stanno sottovalutando quello che hanno loro creato per essere un nemico e soprattutto a me dispiace dirlo, ma i più idioti in tutta questa faccenda siamo noi europei che seguono la leadership dell'America di Biden implementando una serie di politiche suicide che in primo posto non avevano nessuna ragione di esistere, cioè il fatto che l'Italia, il nostro stesso governo, abbia preso una posizione come quella che abbiamo preso ormai da un anno nei confronti della Russia non ha assolutamente senso, se non quello di esporci poi nel nostro continente agli effetti più deleteri dell'escalation nucleare, cioè siamo noi che in primis avremo le ripercussioni di questa esplosione se dovesse accadere. Gli americani sono lontani abbastanza e comunque sia, sì, accettano il rischio, ma è un rischio calcolato perché poi gli idioti, perché continuo a dire siamo degli idioti, siamo noi. Adesso la Polonia si sta svegliando, ma noi in Italia e ancora tantissimi altri paesi europei continuano ad essere non uno stato cliente, proprio le colonie degli Stati Uniti, promuovendo un'espansione NATO che non aveva assolutamente senso ai confini con la Russia, che non è nostro nemico, ma era il nostro partner economico. Cioè, cerchiamo un attimo di mettere le cose in prospettiva e capire a quale livello di idiozia siamo arrivati. Noi avevamo detto queste cose già un anno fa durante la campagna elettorale. Un anno dopo, vedi a quale situazione siamo arrivati. Simona, cambiamo argomento. In Italia ogni tanto si torna a parlare di questo Anthony Fauci che ha ricevuto un incarico a Siena, insomma, cercano forse di
riciclarlo qui. E abbiamo letto delle notizie che invece non sono positive per lui negli Stati Uniti d'America, cioè pare che ci siano dei parlamentari americani che stiano cercando di capire che rapporti avesse quest'uomo con la CIA per manipolare le informazioni e costringere le grandi testate, diciamo, scientifiche internazionali a validare ipotesi che erano del tutto fantasiose. Si parla ancora di questo personaggio o in America è sceso completamente l'oblio su Anthony Fauci? L'hanno finalmente caratterizzato per quello che è un personaggio corrotto coinvolto appunto in questi schemi con la CIA, eccetera, e poi ovviamente l'hanno scaricato da noi e noi ce lo siamo anche preso. Cioè, questa è una cosa, scusami, che mi fa un po' ridere, un po' rabbia. Personalmente, il fatto che comunque questo soggetto completamente discreditato ha finito la sua carriera di frode negli Stati Uniti e co la comincia in Italia, dove abbiamo riciclato il peggio. Bene, grazie a Simona Mangiante per essere stata con noi, è sempre un piacere. Grazie, piacere mio. Ciao Francesco. Grazie cari amici di Visione TV per averci seguito. Qui tra le mani l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un numero che mi rende particolarmente orgoglioso perché è un numero davvero bello, denso e anche carico di significati. Vedete la copertina molto suggestiva, il titolo Tempo di rivoluzione di fronte alle tante cose sbagliate che capitano sotto i nostri occhi, forse è arrivato davvero il momento di organizzarci per cambiare ciò che non funziona e unirci intorno ad un'idea di mondo molto diversa da quella oggi dominante. Potete acquistare il numero sul nostro sito www.visionetv.it alla sezione shop. Se invece volete aiutarci tramite il solito metodo delle donazioni, potete farlo con bonifico PayPal abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Noi non abbiamo altri finanziatori, resteremo qui fino a quando il nostro pubblico continuerà a seguirci e ad apprezzarci. Grazie ancora, una buona giornata.